Eseguite due distinte operazioni della Polizia di Reggio Calabria e Catanzaro contro l'Andrangheta. A Pentone convegno su legalità, bullismo e cyberbullismo. Celebrati nella Cattedrale di Catanzaro i funerali di Monsignor Antonio Ciliberti. Al Teatro Comunale di Soverato in scena dietro la porta con il duo Battaglia e Miseferi. Bentrovati a un nuovo appuntamento con S1 Notizie. Due distinte operazioni della polizia sono state eseguite in Calabria contro la 'Ndrangheta. I poliziotti delle squadre mobili di Reggio Calabria e Catanzaro, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno effettuato una serie di fermi e sequestri di beni e rapporti bancari. La prima operazione, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, riguarda la Cosca Pesce. L'indagine della polizia avrebbe consentito di far luce sulle dinamiche economiche legate al trasporto su gomma nella piana di Gioia Tauro. I poliziotti in particolare hanno eseguito 11 provvedimenti di fermo emessi dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di elementi di vertice affiliati e prestanome del gruppo criminale di Rosarno. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, illecita concorrenza con minaccia o violenza, intestazione fittizia di beni e favoreggiamento personale nei confronti del boss latitante Marcello Pesce, arrestato dalla polizia il 1 dicembre del 2016, nonché di traffico e cessione di sostanze stupefacenti. La seconda operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro riguarda invece una serie di aziende operanti nel settore delle costruzioni. Nei loro confronti i poliziotti hanno attuato diversi decreti di sequestro preventivo per un valore di alcuni milioni. L'associazione Universo Minori, presieduta dalla dottoressa Rita Tulelli, insieme al gruppo Famiglia Mamre e alla parrocchia di San Nicola di Bari di Pentone, sabato 1 aprile ha organizzato un convegno intitolato Legalità, Bullismo e Cyberbullismo. Pentone, parrocchia San Nicola di Bari, l'occasione è un convegno su legalità, bullismo e cyberbullismo, associato ovviamente nelle varie attività svolte da Universo Minori e con la collaborazione del gruppo Mamre. E con me l'onorevole Angela Napoli, che da sempre supporta l'associazione Universo Minori. In Calabria si sente forte il bisogno di legalità, questo perché molte volte le istituzioni cercano di fare il possibile ma sono poco presenti sul territorio. Come si può fare per colmare questo gap? Incidendo molto sui giovani, perché purtroppo in Calabria io dico che non è mai definibile la linea che racchiude l'area della legalità da quella della illegalità, per cui credo che anche i ragazzi giovani si trovino spaesati, confusi, mancano proprio dei punti di riferimento e chi è preposto, chi anche come associazioni di volontariato, l'associazione appunto Universo Minori, ha questo compito di servire proprio da esempio e sopperire laddove c'è la mancanza e l'illegalità da parte delle istituzioni. Con me la presidente Rita Tulelli dell'associazione Universo Minori, che continua nei suoi percorsi di legalità, anche se oggi si parlerà di cyberbullismo e di bullismo, un tema molto sentito soprattutto tra i giovani e tra i ragazzi che la sua associazione segue da sempre. Oggi a Pentone, nella chiesa San Nicola di Bari, su invito di Don Gaetano Rocca, alla presenza dell'onorevole Angela Napoli, dell'assessore Marino, e Universo Minori è presente perché appunto si affronta un fenomeno importantissimo che ahimè si sta espandendo a macchia di leopardo, il bullismo e il cyberbullismo. Il bullismo, che è un fenomeno orizzontale perché appartiene al medesimo contesto relazionale di vittima e bullo. Il bullismo va fermato assolutamente, è l'unico
l'unico modo per fermarlo è parlare, parlare, parlare. Infatti i ragazzi che sono vittima devono parlare, devono tenere con sé un diario per raccontare cosa sta accadendo e anche condurre i genitori a scuola per affrontare l'argomento con gli insegnanti quando appunto sono vittime. Purtroppo il fenomeno del bullismo conta delle statistiche veramente spaventose ed è anche il cyberbullismo, tanto più che di cyberbullismo, quando andiamo a parlare di percentuali di cyberbullismo, pensate che un bambino su 4, a causa dell'assenteismo dei tutori per controllarli al corretto utilizzo di internet, dichiarano di purtroppo aver assistito a scene di violenza o sgradevoli sul web, oppure il 20,5% dei ragazzi ha subito molestie anche da parte di un adulto. Oggi cerchiamo di sensibilizzare i genitori su questo argomento e i ragazzi e anche, perché no, i docenti che saranno presenti, perché ricordiamo che per combattere il bullismo e il cyberbullismo ci deve essere una corresponsabilità tra scuola e famiglia. Ospiti nella parrocchia di Pentone di Don Gaetano Rocca, ovviamente promotore insieme ad Universo Minori di questa giornata di legalità, bullismo e cyberbullismo. Che ruolo ha la Chiesa, soprattutto con i giovani? Qual è il rapporto per poter crescere poi quelli che saranno gli adulti del domani? Dunque, intanto noi questa manifestazione l'abbiamo inserita nell'alveo di quella che è la nostra festa della famiglia, che noi ogni anno facciamo come parrocchia, e quindi già qui noi diamo un assist anche a tutte le altre agenzie educative, perché la parrocchia ha un ruolo importante, così come ce l'ha anche la famiglia, così come ce l'ha anche la scuola, così come ce l'ha anche la società e così come dovrebbe averla anche quella vigilanza sociale che una volta c'era, ecco, che ora purtroppo non abbiamo più e che quindi dobbiamo sopperire a questa carenza anche di educazione sociale che non si faceva in mezzo alle strade attraverso l'impegno più forte che devono mettere tutte le agenzie educative. Noi ci siamo messi in testa quest'anno di organizzare questa festa con questo tema, che non è un tema nuovo ovviamente, anche se ogni tanto emerge sulle cronache nazionali e internazionali, quindi lo fa diventare di tanto in tanto sempre come problema emergente. È un tema che nasce da quando sono nati, insomma, questi strumenti di comunicazione sociale, quindi ha almeno 10 anni. Però, come dicevano i latini, ripetita iuvent, è interessante ed è importante ripetere spesso certe cose, anche perché i bambini di anno in anno cambiano, quindi ripetere a questi nostri ragazzi, alle famiglie, alla parrocchia e a tutte le agenzie educative che è importante vigilare su di esse e fare un lavoro coordinato, ecco, è importante. Michele Merante, sindaco di Pentone, di nuovo a Pentone per un'altra iniziativa che riguarda legalità, bullismo e cyberbullismo, ha voluto Universo Minori, questo perché la sua comunità è molto aperta a questi temi e vuole ovviamente che l'informazione su questi temi sia mirata e sia fatta da persone competenti. Sì, diciamo che ci troviamo davanti a temi di grossa attualità. Sono temi che abbiamo affrontato pochi giorni fa insieme al comandante della stazione dei Carabinieri, maresciallo Scigliano, che è stato da poco trasferito. Abbiamo fatto un incontro con le scuole medie di Sant'Elia di Pentone e abbiamo parlato di questi temi che in ogni caso riguardano soprattutto i ragazzi, ma non è un mondo di bambini, riguarda anche il mondo degli adulti poi, fondamentalmente. In fondo trattiamo di temi che vengono assolutamente realizzate attraverso la rete. Quindi nuovi sistemi tecnologici non fanno altro che dare continuità a quei sistemi di liceità e di legalità che comunque ci hanno accompagnato anche noi durante l'infanzia, nella fase, diciamo, di maturità, e mi auguro che non lo facciano negli anni a venire. È chiaro che queste attività sono attività di sensibilizzazione e soprattutto di informazione verso una piccola comunità, quella nostra, che possono consentire attraverso una rete anche di persone di superare questi problemi e questi drammi che in alcuni casi sono veramente pericolosi e dannosi per i bambini. Dunque, è un problema molto serio, parlerò poco perché non voglio tagliarmi i discorsi, rubare tempo agli altri illustri. L'avvocato Paolo Piccinini, segretario dell'Associazione Forense Diritto di Difesa, è un relatore di questa interessante manifestazione. Ovviamente il suo intervento è legato più che altro alla giurisprudenza, perché da poco il legislatore si è espresso in tema di bullismo e di cyberbullismo. In poche parole, lo so che per un avvocato è un po' difficile, cerchiamo insomma di spiegare di che cosa si tratta, cosa dice la legge.
fino a qualche tempo fa non c'era una normativa specifica, oggi invece al Senato finalmente c'è la proposta di legge che ha codificato proprio la legge contro il bullismo e il cyberbullismo, definendo nei primi due commi proprio che cosa vuol dire bullismo e che cos'è il cyberbullismo. Ecco, questo qua. Precedentemente, non essendoci una tutela, gli operatori del diritto si avvalevano dei mezzi che il codice penale dava alla nostra disposizione, che erano le minacce, le lesioni, la diffamazione, diciamo, il furto di identità e tante altre cose. Oggi, grazie a Dio, il legislatore è riuscito a codificare tutto in una legge molto articolata. Siamo fiduciosi che il Senato darà il parere favorevole, come ci auguriamo, e possa essere annoverata nella legislazione corrente. Ecco, grazie. Sono stati celebrati nella cattedrale di Catanzaro i funerali di Monsignor Antonio Ciliberti, già arcivescovo di Catanzaro Squillace. Alla cerimonia officiata dall'arcivescovo Bertolone hanno preso parte le più alte cariche civili, militari e religiose della città. Monsignor Ciliberti, nominato arcivescovo dell'arcidiocesi di Catanzaro Squillace il 31 gennaio 2003, era stato operato urgentemente al cuore nel Policlinico Gemelli di Roma. Nato a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, il 31 gennaio del 1935, si forma nel seminario di Rossano e nel seminario maggiore di Caltanissetta. Il 12 luglio del 1959 viene ordinato sacerdote. Per tutti è stato un pastore dal cuore grande, dicono dalla cura di Catanzaro, entrato nel cuore della gente cogliendone le gioie, le ansie, le sofferenze e fornendo risposte di speranza. 80 posti auto nel nuovo parcheggio multipiano del Pugliese Ciaccio, inaugurato due giorni fa. È un bell'obiettivo raggiunto questo, perché mette ordine un po' in tutta la zona dell'ospedale, che è interessata anche dal fenomeno preoccupante dei parcheggiatori abusivi. Sì, per i parcheggiatori abusivi avremo ormai il comando, che ha avuto una disposizione ben precisa, e quindi ci sarà una sorveglianza con i vigili urbani dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Per quanto riguarda questo parcheggio era utilissimo inaugurarlo. Perché costruirlo, perché per evitare che ci sia tutto questo traffico davanti all'ospedale. Sono 75 posti, credo bastino per quanto riguarda tutta questa fila di automobili che veniva parcheggiata abusivamente. E quindi dopo tanto tempo finalmente lo restituiamo alla città, ma soprattutto aspetteremo con grande ansia la ristrutturazione anche dell'ospedale. Questa piccola ristrutturazione che deve avvenire nel più breve tempo possibile, ma poi speriamo di poter ragionare sul nuovo progetto che si sta realizzando per l'ospedale. Credo che la città lo meriti come capoluogo di regione. Sì, un obiettivo che si è posto sin dall'insediamento il sindaco Abrami insieme alla sua giunta e al Consiglio Comunale, per dare, come diceva lei, uno sfogo importantissimo dal punto di vista dei parcheggi alla nostra città, e specialmente in una zona che va riguardata in maniera molto approfondita, che è quella dell'ospedale Pugliese. Abbiamo vissuto in questi mesi purtroppo il dramma degli extracomunitari che hanno creato un abominio, cioè quello di far parcheggiare le auto a volte rivolgendosi con minacce ai nostri utenti. Oggi questo parcheggio può ridare a questa zona un po' più di tranquillità. Ricordo che è un parcheggio vigilato, per cui chiunque andrà chiaramente ad usufruire di questo servizio potrà essere tranquillo della sua permanenza in questa sede. E cosa dire? Abbiamo dovuto conciliare come amministrazione quella che è stata un'iniziativa di voler affidare alla MC la gestione stessa di questo parcheggio. Abbiamo dovuto conciliare quindi due prerogative importanti, quella di poter formulare una tariffa, un'offerta per l'utenza che fosse abbastanza popolare, quindi con dei costi molto ridotti. Abbiamo dovuto aumentare solo sulla prima ora la tariffa, questo per incentivare un parcheggio ed un ricambio veloce. Contestualmente però abbiamo dovuto anche fare in modo che la gestione, che dovrà essere oculata, ricordo che la manutenzione è anche in carico all'azienda per la mobilità della città di Catanzaro, possa portare anche a quell'azienda non perdite poi economiche dalla gestione dello stesso parcheggio, ma una redditività che si tramuta e si trasforma poi chiaramente in un maggiore controllo e una maggiore manutenzione
un'attenzione su questa importante struttura. Siamo sicuri che questa struttura lenirà di molto quello che questo documento che si è creato sul parcheggio in questa popolosa zona della nostra città. E cosa dire? È un ulteriore tassello che il sindaco Abramo, insieme all'amministrazione, insieme al settore che mi onoro di guidare da circa 2 anni, insieme al parcheggio di Bellavista, una riproposizione del parcheggio del Musofolo, all'affidamento della funicolare alla stessa AMC, possa dare e darà sicuramente un segnale importante ai nostri cittadini. Al Teatro Comunale di Soverato è andata in scena la commedia Dietro la Porta con il duo Battaglia Miseferi. Questa sera a Soverato, al Teatro Comunale, Dietro la Porta con Battaglia e Miseferi, due calabresi doc. Così si dice, non è che cioè, proprio anche noi ci siamo fatti fare le analisi per vedere se il nostro DNA era calabrese al 100%, proprio non si discute, ci poteva venire il dubbio pure a noi, e invece no, siamo calabresi. Anche lui? Anche lui, sì, come no, anche lui proprio, come si dice, precisi. Di solito si inizia la carriera tra amici, facendo barzellette, e poi piano piano, anche voi avete iniziato così? Più o meno così, prima è nata una grande amicizia, infatti quest'anno festeggiamo anche i 30 anni di carriera, e dopodiché abbiamo cominciato a capire che credevamo delle stesse cose. Formare un duo non è tanto semplice, perché magari c'è anche un modo di scrivere diverso, ma anche un modo di ridere in maniera diversa. La fortuna nostra è stata proprio quella di essere accomunati anche in questo, ed è nato il duo 30 anni fa. Ecco, 30 anni fa, che poi è iniziato tutto da un programma televisivo. Sì, è iniziato tutto da un programma televisivo. Inizialmente abbiamo cominciato ognuno facendo l'imitatore per conto proprio, poi ci ha messo insieme un amico che era mio compagno di scout e compagno di scuola di Giacomo, ci ha messo insieme. Poi ci siamo presentati a Stasera mi butto, il primo campionato nazionale per imitatori nel 1990, presentato dal compianto Gigi Sabani, la regia di Vincitore. Arrivammo nei finalisti tra i primi 10, ma fummo gli unici presi da Vincitore e portati al Bagaglino, e dall'inizio a tutto. E vi ha messo proprio a fare Troppa Trippa, o sbaglio? Troppa Trippa fu il primo spettacolo teatrale, è vero, era l'ottobre del 1990. E poi nel gennaio del 1991 il nostro primo debutto in prima serata televisiva nella trasmissione Crème Caramel. Siamo rimasti 19 anni al Salone Margherita, ma ci siamo tornati, diciamo, 15 giorni fa, quando è stato? Dal 1 marzo fino al 19 di marzo siamo stati in teatro al Salone Margherita con Pippo Franco, con Geggia e tanti altri artisti in una brillante commedia dal titolo Brancaleone e la sua armata, per cui c'è stato il ritorno al Salone Margherita. Ecco, so che siete tifosissimi della Juventus. Sì, proprio, guarda, proprio siamo amaranto puro sangue, c'è questa cosa, siamo amaranto, e certo navighiamo in acque non felici in questo momento, speriamo che ci si possa salvare per mantenere la Lega Pro, che è importante per la nostra città, e poi il calcio ce l'abbiamo nelle vene, dai, siamo tifosissimi della regina, questo è innegabile. Lo so, io scherzavo. Sì, e poi... mi stava scorrendo il sangue amaranto dentro quando tu dicevi quello. E poi avete fatto anche gli inviati speciali proprio per la regina. Sì, di cui siamo felici e orgogliosi, perché siamo gli unici inviati a quelli che il calcio, che nello score mantengono l'imbattibilità. Quando abbiamo fatto noi tutte le volte che abbiamo fatto gli inviati, la regina non ha mai perso, quindi è un buon segno pure questo. Potevate farli anche in Lega Pro. Se faranno un programma con le partite delle Lega Pro, perché no? Intanto abbiamo fatto lo spot della regina quest'anno, che si intitola Il dodicesimo uomo in campo, che è una gag simpatica dove lui fa l'arbitro e concede un rigore alla squadra avversaria, la regina. Io scendo dagli spalti perché sono il dodicesimo uomo in campo e lo paro, e lo paro. Ecco, adesso parliamo di stasera, di Dietro la Porta. Ecco. Perché Dietro la Porta? Dietro la Porta è una commedia tragicomica scritta e diretta da Gianni Quinto, che è Dietro la Porta perché non sappiamo che cosa c'è dietro la porta di quello che è un non luogo nel quale noi ci troviamo perché siamo morti. Per cui arriviamo in questo non luogo, siamo due barboni e siamo lì in attesa che si apra questa porta, e noi speriamo che sia la porta del paradiso, ma non ne abbiamo la certezza. Ogni tanto la porta si apre, ma noi non veniamo chiamati, abbiamo paura di essere invisibili come barboni anche nell'aldilà. Come fanno ad incontrarsi due barboni?
Come fanno ad incontrarsi? In questa meravigliosa commedia scritta e diretta da Gianni Quinto si incontrano, come diceva Giacomo, in un al di là, ma è una commedia che pone l'accento appunto sul tema degli invisibili. Gli invisibili sono quelli che ci circondano e che noi non vediamo, sono quelli che vanno a rovistare nei cassonetti, sono quelli che per strada ci fermano e ci cercano la monetina. Ecco, sono quelli gli invisibili. Ed è la storia di questi due barboni appunto in questo al di là, che può essere di qualsiasi confessione religiosa, dove nascono tanti dialoghi su quelli che sono i temi attuali, cioè la crisi tra nel rapporto genitore-figli, quello che è la crisi economica, insomma tanti tanti argomenti in cui la gente si riconosce e scappa anche la lacrimuccia. Ecco. Cosa c'è in pentola? Dopo Dietro la Porta? Dopo Dietro la Porta andremo in scena il 9 di aprile a Reggio Calabria con uno spettacolo che si intitola Romanzo Mitologico, che è una lettura scenica di leggende legate alla mitologia. Che ho detto? L'8 aprile, vabbè, correggetemi, sono 30 anni di carriera, mi posso pure un pochettino, no? È l'età, principio l'età che avanza, che avanza. Oh, 8 aprile, dove festeggeremo anche 30 anni di carriera con una compagnia di artisti bravissimi. Le musiche sono di Sandro Scialpi, che suonerà, saranno cantate le canzoni da Enzo Bruzzese, poi avremo Cettina Nicolosi al violino, Marco Scialpi alle percussioni, Artemisia Angelica Pedatella la nostra attrice, Samuela Piccolo la nostra danzatrice, la regia è di Francesca Grenci e io e Misseferi siamo i due narratori e festeggeremo 30 anni di carriera e poi riprenderemo Brancaleone e la sua armata, regia di Pippo Franco, in giro presto, e poi anche le nostre serate di cabaret, se ci andrà voglia, se avremo la voglia anche di, ecco, di far ridere all'antica. E vi aspettiamo ancora Soverato. Grazie, noi verremo volentieri perché qua siamo di casa, abbiamo tantissimi amici, è uno dei luoghi veramente dei fiori all'occhiello della nostra Calabria e la vogliamo sempre più in, perché non abbiamo nulla da invidiare ad altri posti meravigliosi e altrettanto turistici, per cui viva la Calabria e viva Soverato. Dimenticavo, Dietro la Porta sarà anche il 6 a Cittanova e chiuderemo la stagione il 26, il 27 e il 28 di maggio al Vittorio Emanuele di Messina, per cui chi fa una passeggiata in Sicilia, ecco, si può raggiungere a fine stagione, tanto per dire, teatrale a maggio a Messina. Bene, e che mangiamo stasera? No, devo vendere lo scooter, quindi se qualcuno... pensavo... Se venite a Soverato, ma stasera che ci fate mangiare qua? Ma voi pensate prima a lavorare, poi se ne parla. Grazie, grazie. Queste immagini chiudono il nostro telegiornale, grazie ancora una volta per averci seguito, buon proseguimento a tutti voi sulle nostre reti, arrivederci.